Ok, sono pronto. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo solo con un minimo di pianificazione perché, come vi dicevo, ho provato a studiare un modo per recuperare le esercitazioni di laboratorio che abbiamo perso ieri, no? Che era festa, è caduta proprio nel giorno in cui abbiamo il laboratorio. Quindi, gioco in questo modo. Vi do del lavoro da fare a casa e vi tolgo un'ora di lezione. Allora faremo in questo modo. Allora, questo è, l'ho provato, spero di non aver fatto casino, l'ho provato a elaborare, no, il calendario questa mattina. Allora, questo è oggi, 2 novembre, e andiamo avanti con il tema sul documento dei requisiti e inizieremo i casi d'uso, che è il prossimo, diciamo così, macro argomento del corso. Va bene. Dopodiché mi lascio un po' di tempo, ma quei 5 minuti o 10, per leggere insieme a voi, guardare un'occhiata insieme a voi, al laboratorio numero 5, non 4. E quello che vi chiederei di fare è di provare a risolvere questo laboratorio numero 5, che è un laboratorio riepilogativo, che mette insieme casi d'uso e modelli di processo, entro giovedì prossimo. Ok? Giovedì 9. Dopodiché, vabbè, martedì ci sarà di nuovo lezione, mercoledì 8 avremo il laboratorio, come al solito, con il laboratorio 4, che verrà pubblicato, come al solito, inizio settimana, cioè ve lo pubblichiamo lunedì, e lo fate in laboratorio normalmente, no? Quindi in parallelo vi cominciate a lavorare sul laboratorio 5 e il giovedì prossimo, nelle ore, in queste ore qua, vediamo insieme, o soprattutto discutiamo, la soluzione al laboratorio 5. Quindi sarà l'occasione per poter fare le domande che non abbiamo potuto fare perché non abbiamo fatto in laboratorio ed eventualmente vedere, no, i dettagli di una soluzione possibile di quel laboratorio 5. Ok? Quindi anziché spendere l'ora e mezza in laboratorio, spendiamo quest'ora e mezza qua in aula. Quindi arrivate, diciamo, l'ideale sarebbe che voi effettivamente proviate a fare l'esercizio e quindi arriviate già con delle domande o con delle soluzioni provate, mezze fatte, e quindi si possa discutere su quello che avete provato a fare. Perché se arrivate giovedì prossimo in modalità passiva, aspettiamo a vedere cosa ci fa lui, non è così efficace come lo sarebbe farlo veramente in laboratorio. Ok? Allora, in qualche modo per compensare dell'extra lavoro che vi sto dando, l'ora successiva di giovedì è stata cancellata. Okay? Quindi giovedì prossimo faremo un'ora. Poi è probabile che facendo esercitazione con le domande magari l'ora e mezza si sfora, ecco. Però l'intenzione è quella di rimanere comunque nell'ora e mezza, due massimo, non andare avanti fino alle 7 di sera. Okay? Poi se è una cosa interattiva, appunto, chi ha più domande da fare si può fermare un po' di più, eccetera. Quindi vedetelo come se fosse il laboratorio che facciamo in aula, però avendoci già provato prima, avendo avuto una settimana di tempo. Dopodiché tutto riprende normalmente perché, diciamo, le festività successive non ci toccheranno. Ok? Quindi da ricordare, il testo del laboratorio 5 l'ho già messo online qua, sia sul registro che sulla parte materiale, quindi da questa sera potete già cominciare a guardarlo. Vabbè, già che ci siamo, lo apriamo, via. Così poi non ci penso più e non lo lasciamo per gli ultimi 10 minuti quando siamo tutti di fretta. Allora, il laboratorio 5 mette insieme un esercizio riepilogativo che mette insieme il modello concettuale e il modello di processo. Quindi ciò che viene richiesto è di descrivere attraverso il diagramma delle classi e il diagramma delle attività gli aspetti relativi al rinnovo, una procedura reale, che è il rinnovo del permesso di parcheggio in zona blu per i residenti, procedura gestita dalla GDT, no, per i parcheggi qua in Torino. Allora, questa è la descrizione del testo, che non vi voglio né leggere né commentare adesso, perché, diciamo, fa parte, diciamo, della vostra comprensione, però l'idea è che c'è una tariffazione che dipende dalle zone di residenza del cittadino e ogni anno il cittadino deve seguire una certa procedura, vuoi per attivare per la prima volta un permesso di parcheggio oppure per rinnovare un permesso di parcheggio nel caso in cui ce l'avesse già attivo dall'anno precedente. Quindi si parla di rinnovo o di iscrizione, in qualche modo, di sottoscrizione.
qui ci fa vedere un esempio della mappa e un esempio del modulo cartaceo che oggi esiste per fare questa procedura. Ovviamente, quindi noi dobbiamo inventarci un sistema informativo che in qualche modo scavalchi la necessità del modulo cartaceo e possa ripetere, diciamo così, lo stesso risultato senza basarsi su quel modulo, ma ovviamente gestendo le informazioni che su quel modulo sono presenti. Ovviamente non vuol dire che ci sarà, ecco, l'errore più grosso che potete fare, questo ve lo posso dire senza fare spoiler, l'errore più grosso che potete fare è avere una classe che si chiama modulo, in cui cercate di ficcarci dentro a forza tutte le informazioni che ci sono sul modulo. Modulo cartaceo è semplicemente una cosa che aggrega delle informazioni, ma noi quello che dobbiamo chiederci è qual è la natura delle informazioni che viene trattata e in parte gestita anche da questo modulo. Quindi ci serve, anziché avere una descrizione a parole di quali sono le informazioni, i dati gestiti dal sistema, abbiamo un esempio concreto di un sistema parallelo, diverso, basato sulla carta, che fa le stesse cose. Quindi da lì possiamo estrarre le informazioni. Quindi tanto per dire che quello che abbiamo chiamato la volta scorsa elicitation dei requisiti può venire in modi diversi. Cerco di capire come deve funzionare il sistema, ad esempio andando ad analizzare, non a copiare, non a ripetere pari pari, ma ad analizzare come funzionava un sistema analogo. Ok, quindi questo qua è il giochino che dovete fare. Ecco, per la prima volta mettiamo insieme nello stesso esercizio modello delle classi e modello di processo, per la prima volta nei laboratori. E questo vi richiede un'attenzione in più alla coerenza tra i due modelli. Cioè non c'è da fare solo il modello delle classi o solo il modello di processo, facendo finta che l'altro esista già. No, li devo fare entrambi e quindi devo garantire che siano coerenti. Ma poi in aula, quando facciamo l'esercizio dell'hackathon, l'abbiamo sempre fatto, facciamo attenzione, no, che in realtà è sempre lo stesso modello, sono diversi aspetti dello stesso modello, e chiamare le cose nel modo giusto, e accertarsi che un dato che ci serve in realtà ci sia e cose del genere. Questa volta tocca a voi. Non solo fare un buon modello concettuale, fare un buon modello di processo, ma anche garantirsi che i due siano coerenti tra di loro. Ok, ne riparleremo giovedì prossimo. Mentre invece oggi andiamo avanti riprendendo il discorso sui requisiti, tanto a livello di riassunto delle puntate precedenti, martedì avevamo cominciato ad analizzare questa lista di desiderata, questa lista di qualità auspicabili che dovrebbe avere una buona documentazione di requisito. No? L'abbiamo chiamato ingegneria dei requisiti, serve per cosa? Una serie di attività che servono per produrre il documento dei requisiti. E questo documento dei requisiti, come fa a essere buono? Quali sono le caratteristiche che me lo fanno etichettare come un buon documento dei requisiti? E abbiamo visto che sono queste, principalmente. Dove eravamo arrivati a parlare della necessità di avere requisiti ordinati, che lo riprendo solo, che è fondamentale per poter gestire l'evoluzione del sistema, anche perché i requisiti non saranno mai incisi nella pietra e uguali per sempre. Cioè, ogni tanto a un sistema, ogni sistema informativo i requisiti cambiano intorno a sé. Quindi nascono delle nuove esigenze, e le nuove esigenze o le vecchie esigenze possono essere più o meno importanti rispetto alle altre, no? Quindi quello è l'importanza di avere, se voi vi sedete a tavolino e dite adesso vediamo quali sono tutte le caratteristiche che deve avere un sistema, uscite fuori con una lista di 20 pagine, no? Scritta fitta fitta di tutte le cose che sarebbe bello che il sistema facesse. Dopodiché occorre, a livello di project management come minimo, saper dire va bene, però questa è una caratteristica essenziale, questa è una caratteristica, sarebbe bello che, chissà se mai in futuro avremo tempo e voglia di fare, che sono chiaramente su due estremi opposti. Quindi alcuni requisiti saranno indispensabili, se no il sistema non può funzionare, alcuni sono desiderabili a condizione che le risorse siano disponibili, quindi che abbiamo tempo e persone sufficienti,
altre possono essere opzionali, quindi rimarranno. Probabilmente molti di questi requisiti rischiano di rimanere rimandati a vita, posticipati per sempre, però non importa perché vuol dire che sono quelli meno importanti di altri. Ecco, l'altra caratteristica che avevamo anche già qua accennato martedì era la verificabilità, cioè l'esistenza di una procedura, qui vuole fare la frase matematica, una procedura finita e di costo ragionevole, cioè la procedura praticamente attuabile per poter verificare se un certo requisito è soddisfatto oppure no. Questo vuol dire che quando uno scrive un requisito deve avere in mente non solo esattamente cosa deve fare il sistema per soddisfarlo, ma anche esattamente cosa deve fare l'operatore che dovrà verificare se questo è stato implementato correttamente. Addirittura alcune branche dell'ingegneria del software dicono, sostengono, che si debbano scrivere prima i test e poi il codice. Cioè tu devi prima scrivere un programmino per testare che il tuo vero programma funzioni e poi solo dopo sviluppare il programma. No? Dietro il principio del unit testing c'è questo tipo di filosofia. Che tu capisci veramente cosa deve fare un sistema solamente quando descrivi a parole oppure attraverso un software come fare a verificare che lo faccia correttamente. Ma in ogni caso, se noi ripensiamo ai requisiti come un capitolato di gara in cui richiediamo una certa serie di funzionalità o di caratteristiche al sistema, è evidente che poi alla fine, no, in fase di consegna o in fase di contenzioso, sia tutto interesse di tutti, ma soprattutto di chi sviluppa il sistema, avere una procedura chiara per poter dimostrare punto per punto che le richieste sono state soddisfatte. Se le richieste, le specifiche, i requisiti non sono chiari, c'è sempre spazio di ambiguità in cui poi si vanno a infilare le perdite di tempo e di denaro. Ecco, questi requisiti a noi piacerebbe che fossero immutabili e perfetti, ma non lo sono mai. Non lo sono mai perché il tempo di realizzazione di un qualunque sistema, in particolare il sistema informativo, è un tempo lungo. Nel frattempo, quindi mentre si sviluppano i sistemi, supponiamo che il giorno zero abbiamo firmato un elenco di requisiti, siamo tutti d'accordo, felici, siamo convinti che sia la descrizione migliore del sistema che vogliamo fare. Poi possono succedere due cose nei mesi che seguono, mentre stiamo sviluppando e costruendo il sistema. La prima cosa è che il mondo cambia, quindi cambia il contesto, cambiano delle regole di dominio, salta fuori un concorrente che fa una cosa, quindi se non la facciamo anche noi siamo fregati, oppure ci accorgiamo che magari riuscendo a fare una funzionalità in più riusciamo a sbaragliare qualche altro concorrente, oppure riusciamo ad acquistare anche una quota di mercato in più, e allora non ha senso a quel punto mantenere congelati dei requisiti quando ti sei accorto, no, che sarebbe meglio modificarli. Questo è il primo motivo, cioè il contesto in cui il sistema informativo va a lavorare sta cambiando mentre lo sto costruendo. Il secondo motivo è che il funzionamento del sistema informativo lo capisco sempre meglio via via che lo sviluppo. Quindi cose che avevo specificato in un certo modo perché mi sembrava che avessero senso così, poi quando comincio a sviluppare delle parti di sistema mi rendo conto che una certa cosa sarebbe meglio farla in un modo diverso. Mi costa meno fatta così, è più semplice per l'utente, è più efficace, oppure allo stesso costo riesco a fare una cosa più generale, più ampia. No? Perché ovviamente nel momento in cui ci metto le mani sopra saltano fuori tanti dettagli, problemi non previsti, oppure, quando siamo fortunati, semplificazioni non previste, che ci fanno venire voglia di dire ma è vero, se io dovessi stare alla lettera dei requisiti dovrei fare così, ma in realtà ho trovato un modo migliore. Allora, sia quindi per cause esterne, contestuali, sia per cause interne di sviluppo, questi requisiti devono poter essere in qualche modo modificabili. Perché conviene. No? Sarebbe stupido dire, no, ma i requisiti sono questi, prima finiamo il lavoro e poi dopo ricominciamo di nuovo a modificarlo. Il time to market se ne va a friggere.
Ovviamente avere dei requisiti immutabili sarebbe bello perché ti permette poi di pianificare lo sviluppo indipendentemente da tutto il resto, ti chiudi nella tua nicchia e sviluppi esattamente quelle funzionalità qui. L'estremo opposto a requisiti immutabili sarebbero requisiti che cambiano ogni giorno, due volte al giorno, in continua evoluzione. Allora, se così fosse, non sarebbe possibile lavorare. Cioè non puoi lavorare su un sistema di cui ogni giorno sì, ogni giorno no, ti cambiano le specifiche. Ah, deve gestire tre tipologie di utenti. Ah, ma no due, ma forse quattro. E deve essere in due lingue, ma anche in cinese, ma anche no. No? Vogliamo un'applicazione Android, no, vogliamo per iOS, no, le vogliamo tutte e due, ma non ce ne frega niente, ci basta il sito. Non è gestibile, no? Un contesto in cui le specifiche cambino di continuo. Quindi noi dobbiamo avere un meccanismo per darci la possibilità di modificare questi requisiti con estrema cautela, solo quando è veramente necessario e analizzando le implicazioni delle modifiche. Perché io magari modifico una parte e quella modifica ha impatto anche altrove. E questo lo vediamo tra un secondo anche, come tenerne traccia. Quindi in qualche modo dovremo fare in modo che i requisiti, allora, per essere facilmente modificabili, l'ideale è che la modifica a un requisito non abbia impatto su tutto il resto. E quindi questi requisiti siano il più possibile isolati, separati l'uno dall'altro, chiari, ben delimitati. Devo capire su quale parte del sistema ha impatto una certa modifica e quindi quali persone ci hanno lavorato, devono essere coinvolte, quali moduli software devono essere magari riscritti, magari modificati, magari solo controllati, ma devono comunque andare a vederlo. Quindi questo in qualche modo, più sono schematico e a compartimenti stagni nella costruzione dei requisiti, più è facile farli evolvere sempre con molta cautela, no? Tipicamente, se, come dicevamo la volta scorsa, il documento dei requisiti è un documento che viene concordato e approvato dalle parti, no? Da chi commissiona, da chi realizza il sistema, anche ogni modifica dovrà subire lo stesso iter di approvazione. Cioè non basta una telefonata di cui uno che dica ma ho cambiato idea. E non è detto, in ambito contrattuale, e non è detto che una modifica dei requisiti sia a costo zero, anzi di solito non lo è. No? In alcuni tipi di industrie qualunque modifica, anzi, questo per alcuni è proprio una strategia contrattuale di tenere basso il prezzo all'inizio, tanto so che ci saranno tante varianti e te le farò pagare molte, no? Ti farò pagare molto il prezzo delle singole varianti che mi richiederai perché so già che ci saranno. È un modo di lavorare non particolarmente onorevole, ma esiste. Legato alla possibilità di modificare i requisiti è anche importante tenere traccia sia della storia che hanno questi singoli requisiti sia del loro impatto sul sistema che stiamo costruendo. Cioè, sarebbe tanto bello leggere un requisito e avere, non so, un link diretto dal requisito al pezzo di codice che lo implementa, al frammento di codice, alla pagina web che lo implementa, quel requisito lì. E viceversa, se io apro il sorgente del mio sistema informativo, alla riga 2310, c'è una certa istruzione e uno si chiede ma perché quella cosa è stata fatta in questo modo? La risposta dovrebbe esserci un riferimento incrociato che dica vabbè questa procedura, questo metodo, queste linee di codice ci sono perché il requisito 312 lo richiedeva. Descrive una funzionalità che viene implementata in questo punto. E questo dal punto di vista statico. Cioè io ho un insieme di requisiti e ho un prodotto software che in qualche modo sono intrecciati tra di loro. Cioè il prodotto software esiste, è fatto in un certo modo perché i requisiti lo dicono. Quindi in qualche modo è utile, no, mantenere questi riferimenti incrociati. I modi sono i più diversi, no? Ci sono degli strumenti automatici apposta per gestire la documentazione, quindi i requisiti non sono un documento Word, ma sono un documento all'interno di un programma apposta che ti permette di creare questi collegamenti. Oppure
nel codice posso mettere dei commenti che facciano riferimento al numero di requisito. Quindi questa funzione, commento, implementa il requisito 12. Oppure ancora, soprattutto nella parte di sviluppo software, il software si sviluppa incrementalmente per piccoli passaggi, quindi ci sono sempre dei sistemi di gestione delle versioni del software. Il sistema di versione del software è un sistema in cui il programmatore, ogni volta che implementa una parte, salva questa versione all'interno del sistema, e ogni volta che una versione viene salvata è necessario, obbligatorio, aggiungere un commento, una motivazione, in cui dici in questa modifica che cosa hai fatto. Allora anche lì puoi fare riferimento al requisito su cui stavi lavorando per implementare quel codice, quando hai implementato quel codice. Quindi i metodi sono i più diversi, però è interesse di tutti andare a mantenere questa coerenza, sia perché così se cambia un requisito so dove andare a toccare il codice, sia perché sicuramente in fase di testing, di verifica, mi aiuta molto, no? Perché so già dove andare a mettere le mani. In realtà c'è anche una tracciabilità nel tempo. C'è un certo requisito, oggi è così, ma un mese fa, cioè è stato modificato? Se è stato modificato, prima com'era? Qual era la versione vecchia? Non devo perdere le versioni vecchie. Quindi anche l'evoluzione del software a parità di requisiti, ma anche l'evoluzione dei requisiti. Se ci sono state delle modifiche in precedenza, devo tenerne traccia, perché sicuramente il fatto che i requisiti siano cambiati mentre il sistema è in costruzione è un rischio, è un punto in cui si possono annidare dei malfunzionamenti, perché il sistema inizialmente è stato pensato in un modo e poi è stato completato in un modo diverso. In questa virata c'è il rischio di aver perso qualche pezzo per strada. Quindi sapere esattamente quali sono le varie versioni ci permette di fare dei test aggiuntivi, che in gergo si chiamano test di non regressione, cioè ho fatto una cosa, poi ho fatto le modifiche, vedo, controllo che il software non sia regredito, cioè non sia tornato indietro a non funzionare più in cose che prima funzionavano. Quindi per questo serve appunto mantenere la storia dei requisiti e la storia del software che via via viene creato facendo riferimento sempre ad ogni passaggio ai requisiti. Beh, se uno poi si chiedesse quali sono invece i difetti che posso avere in un documento dei requisiti, beh, quello che trovo è complemento a ciò di cui sopra, quindi il fatto che manchino delle cose, che ci siano delle contraddizioni, che ci siano dei fatti errati, quindi o ambigui. Errati significa non corrispondenti al mondo reale, no? Per cui se uno dicesse quello della GT che dovremmo fare è ogni cittadino ha un'auto, questo è falso. No? È un fatto sbagliato. Se il sistema partisse dall'ipotesi che ogni cittadino ha un'auto, cioè esattamente una, non più di una e non meno di una, sarebbe sbagliato. Poi posso costruire benissimo un sistema che parte da quell'assunzione lì, ma è sbagliata. No? Quindi non è coerente col mondo, con la parte di mondo, di processo, di business che il sistema deve gestire. E così via. L'altro rischio che c'è sempre è la ridondanza, di ripetere le cose più volte, e quando ripetiamo le cose più volte di solito abbiamo sempre il dono di ripetere in modo leggermente diverso, per cui poi chi legge non sa mai quale delle due versioni è quella giusta. Quindi da un lato abbiamo sempre la paura di lasciare fuori qualcosa, di avere dei requisiti incompleti, quindi cerchiamo di spiegare tutto bene, ma con il rischio poi di spiegare le stesse cose due volte e creare poi incomprensioni. E tutto questo, sia le omissioni che le ridondanze, danno come effetto quello di un documento ambiguo. Ambiguo significa che poi non è più possibile stabilire esattamente che cosa deve fare il sistema, che cosa vogliamo che il sistema faccia, che è lo scopo primario dei requisiti. Quindi, questo in generale. Dopodiché, facciamo una parentesi, perché poi non ce ne occuperemo più nel corso, su una delle due tipologie di requisiti, che è quella forse un pochino più antintuitiva, un pochino più difficile da comprendere, che è quella dei requisiti non funzionali. Dicevo, facciamo una parentesi adesso, perché poi nel resto del corso ci occuperemo solo più di requisiti funzionali, quindi tutto il resto del tempo, sui casi d'uso, eccetera, sarà relativo ai requisiti funzionali. Allora, torniamo sui requisiti non funzionali, ne avevamo già accennato brevemente la volta scorsa per distinguerli in queste due grandi macro categorie. I requisiti non funzionali definiscono, guardate la prima riga, delle proprietà
o dei vincoli del sistema. Quindi proprietà che il sistema ha, proprietà è qualcosa di misurabile, no? In cui, che il sistema esibisce, quindi un tempo di risposta, un'occupazione di spazio, un'occupazione di tempo, un'occupazione di memoria, una forma dell'interfaccia utente, eccetera, eccetera, o un vincolo imposto non, chiaramente non dal sistema, ma dal contesto in cui il sistema gira, deve lavorare. Quindi questo può essere un vincolo tecnologico, può essere un vincolo normativo, può essere un vincolo di interfaccia, può essere un vincolo di tempo. Quindi il sistema, nel rispetto dei requisiti funzionali, deve lavorare in un ambiente vincolato, che non può fare ciò che vuole, ma deve sottostare a certi, un vincolo è una limitazione di libertà. Cioè il programmatore non può fargli fare ciò che vuole, ma perché certe cose sono già definite, quindi non deve uscire da quei limiti, e all'interno di quei limiti ha certe proprietà, certe caratteristiche. E l'ultima riga, no, di questa slide sono importanti la prima e l'ultima riga, dice che molto spesso, se vengono a mancare dei requisiti non funzionali, cioè non sono implementati, si rischia di rendere l'intero sistema inutile. Cioè non è una serie di 100 requisiti di cui non ne ho implementato uno e vabbè, però il 99% va bene. Fa il 99% delle funzioni che dovrebbe fare. Questo sarebbe un ragionamento valido per i requisiti funzionali. Infatti non a caso ci mettiamo una lista di priorità su questi requisiti funzionali. Questo è più importante da fare prima dell'altro. Mentre invece sui requisiti non funzionali di solito sono tutti tassativi, categorici. Se sei fuori da questo limite, se il tuo sistema bellissimo, di massima usabilità, eccetera, ma non calcola giusto l'IVA, è da buttare. Punto. Non me ne faccio niente, può essere bellissimo, può fare milioni di cose in modo fantastico, essere compatibile con gli smartphone di oggi, di domani, tra 10 anni, ma se sbaglia a calcolare l'IVA non serve. E questo, in questo caso il calcolo dell'IVA sarebbe un vincolo normativo, che tra l'altro dipende dalla nazione in cui sono, da una serie di regole, di eccezioni, no? Che, di Stato e di tipo di mercato, di settore merceologico cambia. Però o lo fa giusto per il dominio in cui si applica o se no non serve a nulla. E quindi da dove arrivano questi requisiti non funzionali? Beh, qui abbiamo provato a sgrossarli dicendo che possono essere requisiti di prodotto, requisiti esterni o, la via di mezzo, sono requisiti organizzativi. Allora, i requisiti di prodotto sono i più facili da capire, non so, può darsi, sono tra i più facili da capire, quelli di prodotto e quelli esterni, secondo me sono più semplici. Un requisito di prodotto è una qualità che deve avere il prodotto che sto sviluppando. Quindi io posso dire che il mio prodotto deve avere un tempo di risposta inferiore a tot millisecondi. Deve poter girare su uno smartphone che ha meno di, che ne so, che occupando meno di 10 MB di memoria. Che l'app non deve essere troppo gigantesca, no? Quindi ha un limite massimo alla capacità di memoria. E queste sono caratteristiche che io voglio per il mio prodotto. Voglio che sia così. Ok? Lo descrivo perché sono convinto che così funziona meglio, viene apprezzato meglio, fa ciò che deve fare meglio. Il lato opposto sono i requisiti esterni, no? Quelli, ad esempio, come accennavamo prima per l'IVA, di tipo normativo, di tipo legale, di tipo contestuale, cioè qui parla ad esempio di requisiti di interoperabilità, cioè se questo sistema deve andare a prendere i dati da un altro sistema, allora il formato dei dati che deve usare deve essere compatibile con l'altro. Quindi il mio prodotto potrebbe anche fregarsene, ma poiché deve lavorare in collaborazione con quell'altro, alcune scelte di progetto del mio prodotto sono condizionate da un fattore esterno, la preesistenza di un altro sistema che è stato pensato in un modo diverso. E quindi mi influenza come devo fare le cose, è un vincolo in più che io ho sul mio prodotto, sullo sviluppo del mio prodotto. E questi sono requisiti, appunto, diciamo, esterni, dipendono dal contesto.
da ciò che sta intorno al sistema informativo che sto sviluppando e non del sistema informativo stesso. Però devono essere soddisfatti dal sistema informativo. Sono quelli meno negoziabili, se vogliamo, no? Perché tutto sommato con requisiti di prodotto posso ragionarci, me lo sono imposto io, me lo sono dato io come regola, come obiettivo di progetto, posso anche eventualmente negoziarlo con me stesso. Se invece è un requisito esterno, quello è la legge, quella è, non è che posso decidere di cambiarla perché a me fa più comodo, no? Arrotondare i dati in un certo modo. Ecco, di mezzo c'è questa categoria di requisiti che qui sono chiamati organizzativi, che sono, diciamo, delle regole che ci si dà all'interno dell'organizzazione stessa. L'organizzazione è l'azienda, no? O l'azienda, potete leggervi qua, sia l'azienda che produce il sistema informativo, sia anche l'azienda che lo usa, il sistema informativo. E possono avere delle norme interne, delle prassi lavorative interne. Un'azienda può dire, senti, io ti commissiono questo sistema informativo, però devi farlo in Java, secondo le specifiche Java Enterprise 6, perché noi al nostro interno abbiamo scelto di usare quella tecnologia. L'altro cliente invece dice, fammelo in tecnologia Microsoft.NET, perché noi abbiamo i nostri server, che sono server Microsoft, e quindi il sistema informativo deve girare con quel tipo di tecnologia. È una scelta. Non è che il prodotto è meglio e migliore in una tecnologia piuttosto che un'altra. Non c'è neanche nessuna legge che ti impone che linguaggio di programmazione usare. Semplicemente il committente o lo sviluppatore, per procedure, per prassi loro interne, fanno delle scelte di specializzarsi magari in un certo tipo di linguaggio, in un certo tipo di ambiente, usando un certo tipo di librerie, un certo tipo di strumenti di documentazione, di strumenti di implementazione, di procedure di sviluppo software, no? Di strategie, tecniche. C'è chi sviluppa in modi più agili, come si usa oggi, quindi per piccole funzionalità, chi tende a avere dei gruppi di lavoro più coesi, gruppi di lavoro più ampi. Questo dipende molto dall'organizzazione interna, appunto, delle aziende. E questo quindi significa che il sistema informativo sarà poi realizzato in modi diversi, perché deve sottostare anche lui alle regole organizzative. Non sono regole tecniche, ok? Non sono le necessità del prodotto che portano a usare un linguaggio piuttosto che un altro, né costrizioni esterne, ma sono scelte di lavoro interne, che però comunque tutte queste tre categorie hanno impatto sul sistema informativo, perché il sistema informativo, poverino, deve soddisfare tutti, tutte e tre indifferentemente. Le uniche un pochino negoziabili sono le prime, ma tutto il resto praticamente si subisce e basta. Allora, di tutti questi categorie, qui abbiamo provato a dare alcuni esempi, no? Questa semplice tassonomia dice, va, i requisiti non funzionali, abbiamo visto che sono di prodotto, di organizzazione o di tipo esterno. Esempi, ad esempio, requisiti di prodotto, sono quelli legati alle misure, no? Sul prodotto stesso. Quindi l'usabilità, il prodotto è facile da usare? L'usabilità può sembrare una cosa vaga, ma in realtà è facilmente quantificabile. Cioè, un prodotto io lo prendo, lo faccio usare a 30 persone diverse, ma ne bastano anche 10, e vado a misurare il tempo che ci mettono a fare certe operazioni e il numero di errori che fanno. Queste sono metriche di usabilità anche abbastanza forti, nel senso che danno un'idea molto reale, realistica dell'usabilità del sistema. L'efficienza dal punto di vista di un prodotto informatico è l'uso delle risorse che fa a parità di risultato. E le risorse informatiche quali sono? La memoria, il tempo, lo spazio su disco e così via. Quindi quanto è efficiente? Quanto è efficiente in termini di tempo? Quanto è veloce a fare certi calcoli? Quanto è veloce a rispondere al sistema? Quanto è efficiente in termini di spazio? Quindi qual è la memoria occupata? RAM, qual è la memoria di massa occupata, qual è la larghezza di banda di rete di cui lui ha bisogno per poter lavorare. Anche qua sono tutte misure, no? Hard. Affidabilità, reliability. L'affidabilità mi dice, è una qualità di un sistema che misura quanto il sistema può continuare a funzionare in presenza di guasti o di malfunzionamenti.
Allora, può avere dei sistemi che al minimo funzionamento non funzionano più, non puoi fare nulla, oppure sistemi che cercano in qualche modo di compensare un certo range di malfunzionamenti e continuare a erogare i loro servizi agli utenti, eventualmente in modalità degradata. Esempi banali. È un sistema informativo basato interamente sul web, manca la rete. La connettività della rete manca. Cosa posso fare? Niente. Quindi da questo punto di vista l'affidabilità è zero. Se invece io avessi delle modalità per cui magari posso lavorare offline e i dati vengono salvati in locale, poi quando la connettività di rete verrà ripristinata, i dati si risincronizzano e riparto, allora, diciamo così, una complicazione maggiore nel sistema, perché deve gestire modalità online, offline, eccetera, quindi costa di più questo sistema, è più complicato, ma permette di essere più affidabile rispetto ai problemi dovuti a una carenza limitata di connettività. Oppure magari non mi manca la connettività di tutto, ma si riduce la banda, quindi diventa più lento. Allora magari vado in una modalità semplice in cui non carico più delle immagini ad alte risoluzioni, carico delle immagini semplificate, ma continuo a lavorare al 100% delle funzionalità. Cioè, i modi ci sono. Al giorno d'oggi, se tu dici a un progettista di un sistema, guarda che questo sistema deve continuare a funzionare anche se manca la corrente elettrica, lui ti dice non c'è problema. Cioè, basta che paghi, ci mettiamo un bel gruppo di continuità diesel, oppure duplichiamo il sistema in due location completamente diverse del mondo, in cui le probabilità che manchi la corrente contemporaneamente in entrambe sia praticamente zero. Non c'è problema, si superano. No? Ci sono, la affidabilità di solito si ottiene sempre a costo di ridondanza. No? Se devo poter funzionare anche se qualcosa si rompe, vorrà dire che di quel qualcosa che si può rompere ne ho più di uno. Può essere una parte di software, può essere una connettività, può essere un'alimentazione elettrica, che ne so, una cosa normale per dire in un sistema hardware, non la parte tecnologica di un sistema informativo, sono i dischi, la memoria di massa. Cioè i dischi vanno e vengono come il pane, eh? Si rompono, è difficile avere una settimana in cui non si rompa un disco. Ordinaria amministrazione. Vuol dire che chi prepara questi sistemi deve lavorare col giusto livello di ridondanza. Cioè ogni dato non sarà mai su un disco solo, ma almeno su due, se non di più. Ma queste tecniche ci sono, cioè non sto parlando di cose complicatissime, no? Qualunque sistema di storage per sua natura è ridondato. È chiaro che se per risparmiare dico ma non ridondiamo i dati, e allora sono stupido io, cioè, o meglio faccio una scelta che porta a un livello molto basso di affidabilità. Oppure peggio ancora, un sistema di storage ridondato, poi quando si rompe un disco mi servono 2 mesi per la procedura acquisti per poterlo avere, per poter avere rimpiazzo. Allora ho il bel sistema ridondato di cui però un pezzo si è rotto e l'altro per ora sta tenendo insieme il tutto. Se si rompesse anche l'altro sono fregato, perdo tutto. No? Quindi cosa vuol dire? Beh, vuol dire che semplicemente se ho una procedura acquisti che dura 2 mesi dovrò comprare in anticipo, tenermi nel cassetto un disco di riserva. Fine. No, cioè tutto si può fare, chiaro che tutto ha dei costi. Qui stiamo parlando a parità di funzionalità, questi sono requisiti non funzionali. Per un sistema operativo che fa la stessa cosa, averlo più affidabile, cioè che sia in grado di funzionare sempre, ha un costo di progettazione, perché devo pensarlo in modo più complesso, sia la parte hardware che la parte software, ha un costo di gestione maggiore, ovviamente, un costo operativi maggiori, però, come tutte le qualità, diciamo così, si pagano. È per quello che sempre più aziende cercano di appoggiarsi a data center esterni che garantiscono già loro, no? Affittando le macchine da chi gestisce questi centri di elaborazione esterni, ci pensano loro a garantire un certo livello di affidabilità, avere loro le connettività di rete ridondata, l'alimentazione elettrica ridondata, lo storage ridondato, eccetera, eccetera. Poi per carità, c'è tutta la parte software che devi farti tu comunque. Però
Un'altra qualità che può avere il prodotto è il discorso di essere portabile. La portabilità di un sistema è la capacità di lavorare in ambienti operativi diversi. Cioè, pensando a un applicativo via web, questo qui funziona solo con Google Chrome l'ultima versione, oppure funziona con 27 browser diversi, perché diciamo, sono stati fatti i test di compatibilità, di portabilità dell'applicazione su browser diversi. Funziona solo sull'ultima versione di Android, o anche su quella prima, o anche su quella prossima. Se l'ho installato su un data center con cui ho un contratto oggi, se domani desidero cambiare provider e spostare l'applicazione su un data center diverso, devo spararmi in testa, oppure c'è una procedura semplice per poter migrare l'applicazione su un data center diverso, quindi trasportarla, portarla su un ambiente operativo diverso. Di nuovo, qua non c'è nulla di speciale, nel senso che avendo chiari i requisiti all'inizio, uno fa una progettazione che ti permetta, usa gli strumenti, le librerie, i container, si usano oggi, per poter diciamo, pacchettizzare il prodotto in modo che sia più facilmente trasportabile. Se lo so prima è un po' di lavoro in più, ovviamente vuol dire anche un po' di costo in più, ma si può fare. Quindi questi sono tutti, vediamo, caratteristiche intrinseche del prodotto, cioè l'ho progettato e l'ho realizzato in quel modo, per tener conto di quelle esigenze. I requisiti esterni, vado nello stesso ordine in cui sono andato prima, sono indicati qua, di tipo legislativo, etico eventualmente, dipende da cosa facciamo, e i requisiti di interoperabilità. Quindi quelli in basso, etico-legislativo, legato alla privacy, alla safety, oppure delle normative specifiche del dominio, sono in qualche modo più, sono complicati perché devi interpretare in chiave tecnica dei requisiti che sono magari scritti in una norma di legge o in un regolamento. Quindi dice, ma questo regolamento dice questo, ma io in pratica cosa devo fare? In pratica nel mio sistema, se il mio regolamento dice una certa cosa, che i dati personali, i dati sensibili devono essere trattati in un certo modo e i dati privati, i dati personali devono essere trattati in un modo diverso, e deve esserci un responsabile del trattamento dei dati, possono essere cancellabili su richiesta, eccetera. Va bene, danno tutta una serie di norme generali, ma poi nella pratica cosa devo fare io? Quindi ovviamente sono tutti i requisiti, come tutti questi, non negoziabili, cioè così devo rispettarli, non è banale capire come, perché non sono scritti in un linguaggio tecnico, mentre sui primi era facile, perché parlavamo di dischi, di rete, di CPU, di memoria, sotto si parla di diritti, di persone, di principi, che poi dobbiamo ovviamente traslare in caratteristiche del software, cosa che non è facile, alcune volte, in alcuni casi ci sono già delle linee guida più tecniche, che già ci aiutano, ma il riferimento ultimo, unico, è comunque sempre quello legislativo. E invece ci sono quelle un pochino più, tra virgolette, semplici, anche se altrattanto antipatici, anzi se non più antipatici ancora, che sono quelli legati all'interoperabilità. Quindi il fatto che il mio sistema informativo deve lavorare in un ecosistema informatico in cui esistono anche altri programmi e deve convivere, deve condividere dati, deve scambiare informazioni, deve sincronizzare operazioni con altri sistemi informativi, quindi essere interoperabile con essi. Qui siamo sul piano tecnico di interoperabilità, quindi è un programma che deve parlare con quell'altro. Quindi da questo punto di vista sono requisiti tecnici più, diciamo, più specifici, più dettagliati, più anche facili da capire. Ho usato prima il termine antipatici, perché di solito, se quando devi essere interoperabile con un sistema che è stato progettato 30 anni fa, quando la logica del programmatore era completamente diversa da quella di oggi, ti fa male, no? Nel senso che cominci a dire, ma perché le cose erano fatte in questo modo? Io devo in qualche modo conformarmi a come erano registrati i dati prima che ancora che si inventassero, diciamo così, le tecniche di strutturazione dei database attuali. E vabbè, però così è, quindi non c'è nulla da fare. E invece i requisiti di mezzo, quelli organizzativi, li avevamo già accennato prima, sono quelli legati agli standard interni organizzativi, procedurali,
alle tecniche di implementazione, quindi linguaggi, librerie, ambienti di sviluppo e così via, e la delivery alla consegna, no? E quindi il fatto che quando il prodotto è finito, qual è il meccanismo per mandarlo online? La cosiddetta messa in produzione. Allora, la messa in produzione è relativamente facile la prima volta, cioè un sistema non c'era, lo sviluppo sul computer dell'azienda che lo sviluppa, poi a un certo punto viene installato sui server del committente e si accende. Okay? Da questo momento in avanti il sistema funziona. Più complicato è quando devo passare, ad esempio, dalla versione 1 alla versione 2. Qual è la procedura per farlo? Cioè, io posso spegnere la versione 1, tenerla spenta per 2-3 giorni mentre installo la versione 2 e accendere la versione 2? Di solito no. Non puoi spegnere un sistema e riaccendere per manutenzione, per aggiornamento e poi riaccenderlo dopo. Se a quel sistema si stanno collegando i tuoi clienti o i tuoi dipendenti online sparsi per il mondo. E quindi devi inventare dei meccanismi che ti permettono di migrare da una versione all'altra, di aggiungere delle funzionalità, di modificare il sistema, mentre funziona. Mi fa ridere perché c'è, se non sbaglio, il sito dell'Enel, dell'energia elettrica, che mi sembra che dalle 10 a mezzanotte, da mezzanotte alle 2 di notte, in un range di ore di questo genere, che non è accessibile perché... per motivi tecnici, ma tutti i giorni, probabilmente devono fare delle procedure di backup, di travaso dei dati, e allora mandano il sistema offline per 2 ore al giorno. No? Quello è un indice che è stato progettato male, questo neppure senza modificare la versione, semplicemente come operatività normale. No? Quindi l'aspetto della messa in produzione tiene conto della... si cozza con la disponibilità, sull'affidabilità, cioè se per fare certe operazioni il sistema non deve essere posto in condizione di non funzionare, allora ho un problema di affidabilità di questo sistema. Non in questo caso a causa di guasti fisici, ma a causa di procedure ordinarie, o procedure di manutenzione. Quindi delle cose che possono succedere intorno al sistema informativo, si rompe un disco, manca la corrente, manca la rete, o devo installare una versione nuova, o devo aggiornare il sistema operativo. Sottostante, aggiornare Windows, aggiornare Unix. E che faccio? Spengo tutto mentre si aggiorna il sistema, si riavvia? No. E allora cosa farò? Vorrei dire che aggiornerò a pezzettini. E se posso aggiornare a pezzettini, vuol dire che il mio sistema informativo già per costruzione gira su più macchine in parallelo. È già lui duplicato o triplicato come minimo. No? Quindi, complicazioni di questo genere. È ciò che... Tutti questi aspetti qua, in qualche modo, sono ciò che rendono di livello enterprise un certo tipo di applicazione, un certo sistema informativo. Cioè io posso avere un sistema, un sito, che fa più o meno le stesse cose in modo artigianale, no? Un po' come facevate nel corso di Yoi l'anno scorso, no? Chi ha fatto applicazioni web. Delle cose le facevate, però non aveva nessuna di queste caratteristiche qua. Ci metteva la query, ci metteva il tempo che ci metteva, se ce ne metteva di più, punto, ci aspettava. Se va giù la rete, se va giù il database, se si spegne il computer, il sito smette di funzionare. Quindi dal punto di vista delle funzionalità, magari c'eravate già, dal punto di vista dei requisiti non funzionali, invece, mancava tutto. Allora poi uno si stupisce perché magari un sito amatoriale, un sistema amatoriale ti può costare magari qualche migliaio di euro, e invece un sito di livello enterprise costa invece centinaia di migliaia di euro, perché dietro c'è un investimento in progettazione, in hardware, in realizzazione, in manutenzione, in gestione, che è decisamente superiore, a quasi parità di funzionalità. Semplicemente la qualità del risultato, qualità nel senso di requisiti non funzionali o requisiti di proprietà qualitative, è completamente diversa. Però se su questo ci devo fare business, non posso avere un sistema che funziona quando ha voglia. Devo avere un sistema che funziona sempre, punto, a capo. E devo ovviamente pagare per poterlo avere.
Vabbè, questi concetti qui, che in qualche modo abbiamo estratto dal basso, sono anche, ai noi, codificati in una serie di norme ISO prodotte dalla, dalla comunità di chi lavora sull'ingegneria del software. Io vi assicuro che non è mia intenzione uccidervi col contenuto delle norme, ma neanche di morire io stesso. Semplicemente quello che potete trovare nelle normative, ve lo metto qua come riferimento se mai in futuro doveste andare a rivedere queste sigle oppure dover lavorare in questo campo, hanno ovviamente dei nomi diversi, sono stati standardizzati nelle norme. Quello che distingue tra le proprietà interne del sistema, che erano quelli che avevamo chiamato requisiti di prodotto, grosso modo, le proprietà esterne, che invece sono i requisiti più di organizzazione e quelli esterni qua sotto, da quella che è una categoria in più, che è la qualità d'uso, la qualità durante l'uso, non tanto di uso, cioè l'effetto di quelle metriche che appaiono evidenti solamente quando gli utenti cominciano a utilizzare il sistema. Quindi questa ovviamente l'usabilità ricade su una di queste, ma anche il carico, i tempi di risposta, la risposta sotto carico, la scalabilità del sistema, quindi quanto risponde bene quando il numero di utenti aumenta, eccetera, sono metriche di questo genere. Allora, su tutte queste vedete che c'è una parola che ricorre sotto, nell'ultima riga, misure. Tutti questi aspetti di qualità, per quello che dobbiamo evitare in italiano di usare l'aggettivo qualitativo, perché di qualitativo non c'è nulla, è tutto quantitativo. Gli aspetti di qualità, gli aspetti di proprietà, sono tutti elementi misurabili in un sistema informativo prodotto, esistente, finito. E noi, in fase di progettazione, di analisi, definiamo quello che deve essere l'obiettivo di queste misure, di queste quantità misurabili. Diamo dei vincoli ai progettisti, devi ottenerlo in questo modo, devi ottenere questi risultati finali. Ecco, la norma ISO definisce queste qualità, tra cui le qualità durante l'uso sono queste quattro categorie: efficacia, produttività, sicurezza e soddisfazione degli utenti. È chiaro che la soddisfazione dell'utente la misuro quando l'utente usa il sistema, non in fase di progettazione. La produttività è più una misura di quante operazioni al secondo un utente riesce a fare, che non di quanti query al secondo il sistema riesce a fare. La produttività dal punto di vista dell'utente. Quindi qui va a vedere all'impatto del sistema informativo sugli utenti, sugli utilizzatori, no? Che lo usano. La parte della qualità d'uso. La parte di qualità di prodotto invece sono grosso modo le stesse, con nomi leggermente diversi, ma le stesse categorie che abbiamo visto prima. Più la categoria functionality, di cui non ci siamo ancora occupati perché sono requisiti funzionali, mentre noi finora abbiamo parlato dei requisiti non funzionali. Quindi l'impostazione che dà la norma ISO 9216 è un po' diversa, ma tutto sommato più complessa, più articolata, ma facilmente riconducibile al ragionamento che avevamo fatto. Ok, io passo avanti perché questa parte qua appunto sulla norma non... Ok, scusate, vado avanti perché... Ecco, sempre parlando di norme, ma qui la passo ancora più veloce. Ma poi ci serve per introdurre, diciamo così, l'approccio che daremo a questo argomento. Finora abbiamo cercato di descrivere in generale qual è la natura dei requisiti, cioè quali caratteristiche vogliamo descrivere sul sistema. Okay? Poi può esserci anche, anzi ci converrebbe anche, cercare di metterci d'accordo sulla forma che diamo a questi requisiti, cioè come li rappresentiamo, come li scriviamo. Esiste un modo più o meno standard di scrivere questi requisiti? Allora, la risposta è sì, esiste uno standard, la prima versione del 98, quindi sono 20 anni,
che poi è stato rivisto più volte, come sempre, hanno tutti questi standard, tutti un ciclo di revisione triennale o quinquennale a seconda del tipo, che ha come obiettivo quello di definire una struttura standard per quello che viene chiamato documento dei requisiti. Adesso, documento dei requisiti è un termine un po' fuorviante perché di spesso non è un documento, ma una serie di documenti. Però chiamiamolo così per indicare l'insieme. E quindi in qualche modo l'IEEE, che è un'altra società, ma questo standard è stato assorbito anche dall'ISO, ci dà una struttura guida di come dovrebbe essere realizzato per essere sicuri di non dimenticare nulla e di avere una parte facilmente consultabile, perché magari è allineata, no, a quello che fanno anche le altre aziende, quindi sai esattamente dove cercare le cose. Ci dà questo esempio, proposta standard di struttura. Quindi è un documento, un insieme di documenti che, vabbè, ha una parte introduttiva, in cui si dirà che cosa il sistema informativo deve fare, poi si basa subito su un glossario. Il glossario noi per ragioni di tempo spesso non lo facciamo, o lo facciamo a voce. Quando facevamo i diagrammi concettuali davamo un nome a una classe e poi però dicevamo noi stessi questa classe rappresenta questa operazione. Questo tipo di utente in realtà è un utente che ha certe caratteristiche. Allora, ovviamente quando tutto questo deve essere comunicato in forma ufficiale è fondamentale avere un glossario in cui si definiscono esattamente qual è il significato che vogliamo attribuire ai termini che vogliamo. Per cui se noi vogliamo chiamare utente, un qualunque utente del sistema che sia più basso di 1,50 m, possiamo. È il nostro glossario, definiamo i nostri termini col significato che noi vogliamo. Okay? E in tutto il resto del documento il significato dei termini sarà quello definito da quel glossario, non quello definito dal dizionario della lingua italiana. Quindi definiamo dei termini che useremo, che a questo punto metà dell'ambiguità la buttiamo via se facciamo un buon glossario all'inizio, dei termini. Dopodiché ci sono varie sezioni che vanno a specificare i vari punti di vista del sistema, da quelli più generali a quelli più particolari. Ci sono i requisiti utente, ricordate che parlavamo la volta scorsa di requisiti utente e requisiti di sistema. Requisiti utente raccolgono tutto ciò che impatta l'utilizzatore del sistema. Requisiti di sistema o requisiti di sviluppo impattano solamente chi dovrà sviluppare il sistema e gli danno delle indicazioni su come implementare le varie funzionalità. Allora, in questo documento, il suggerimento dell'IEEE è dire parti dai requisiti di utente, che tra l'altro sono quelli che devono essere noti e approvati anche al committente del sistema. E poi parli dei requisiti di sistema. Requisiti di sistema partendo dall'architettura. In informatica, quando parlo di architettura di sistema, intendo quali sono i componenti principali di cui avrò bisogno, componenti hardware e componenti software, e anche componenti di rete. Cioè, quanti server ho bisogno, messi dove, installati come, collegati tra di loro in che modo, quali software ci girano sopra, dove gira il server web, dove gira il database, dove gira la logica applicativa, quali sono i sistemi di backup, eccetera, eccetera. I pezzettini che messi insieme collaborano nell'erogare la funzione del sistema informativo. Il sistema enterprise, l'architettura di sistema non è quasi mai un PC che fa tutto, è sempre un insieme di risorse di calcolo e un insieme di software, ciascuno dei quali gestisce parte del sistema. Quindi ho la mappa che mi dice quali sono le parti del sistema, e a questo punto traduco i requisiti utente in requisiti di sistema, in specifiche del sistema. Ok, allora qui ho un database che gira su questi tre nodi, si deve sincronizzare tra di loro in questo modo, deve supportare queste operazioni, deve avere queste tabelle, deve avere questi privilegi d'accesso, deve avere questi tempi di risposta e così via.
e poi qua avrò un'applicazione web scritta in quel linguaggio che deve funzionare in questo modo, deve fornire certe funzionalità, deve avere queste pagine web con queste informazioni dentro e così via. Quindi può tradurre a livello più dettagliato quelli che sono i requisiti utente, in cui si dice all'utente deve essere offerta una determinata funzione, la spacchetto nei singoli metodi, funzioni, pagine, moduli software che implementano quella determinata funzione. I vari modelli, come noi abbiamo fatto il modello delle classi, il modello di processo, eccetera, intervengono anche per, in realtà queste due parti vanno di pari passo, la specifica di come è fatto il sistema e i modelli concettuali, di processo, eccetera, che rappresentano il sistema, anche lì servono di guida e di specifica sulle funzioni che deve fare il sistema. Poi alcune informazioni dovranno essere scritte in modo più testuale, altre possono essere scritte attraverso qualche formalismo, poi dipende ovviamente qual è l'aspetto che stiamo guardando. Poi adesso questo è l'indice, se uno va a vedersi la norma sono 200 pagine che ti spiegano esattamente cosa dovresti mettere nelle varie sezioni. E poi una sezione da non dimenticare mai, che è quella dell'evoluzione del sistema. Cioè, questo sistema che oggi progetto così, come si prevede che evolva, che possa essere modificato? Quali sono le linee di evoluzione che già prevediamo? E quindi abbiamo già predisposto il sistema affinché possa evolvere in questo modo. Quindi è più relativo non tanto a quali evoluzioni ci saranno, ma a come verranno applicate quando decideremo che il sistema dovrà evolvere. Vabbè, appendici e come si chiama l'indice, i riferimenti incrociati, come si chiama in italiano l'index? L'indice analitico, finale. Allora, questa è una visione complessa. Noi in questo corso abbiamo cercato di ridurre all'osso una struttura da un monitor dei requisiti in modo che possa essere congeniale a ciò che facciamo noi. Quindi questa è una versione semplificata della slide precedente, in cui dice, va bene, quella è tutta la struttura, ma come minimo, cosa dovresti avere? Allora, scusate, premesso, questo è lo standard dell'IEEE, poi non è detto che poi le aziende effettivamente lo usino o lo usino in questo modo. Alcune aziende hanno uno standard loro di documentazione, altre aziende invece vanno a caso. Sono la maggior parte queste seconde, purtroppo. Però, diciamo, tanto per avere idee ordinate, questi sono gli elementi di cui dobbiamo tenere conto. Allora, cercando di semplificare il più possibile, questo potrebbe essere un indice minimale se dovessi domani cominciare a scrivere requisiti in un sistema, partirei da lì. Uno che riassume i primi due punti, prefazione e introduzione, è lo scopo del sistema. Cioè, questo sistema a che cosa serve? A chi serve? Quali problemi risolve? Quali problemi affronta? E quasi più importante, quali problemi non affronta? Cioè, dov'è che si ferma il sistema? Ve ne siete accorti anche voi, modellando negli esercizi, dico, ma questo qua lo devo considerare o no? Devo andare avanti di qui oppure mi fermo? Ecco, sapere esattamente dove fermarsi è importante. Che cosa è compreso dal sistema e che cosa invece, quali funzionalità invece sono esterne, nel senso che il sistema non se ne occuperà. Quindi delimitare bene, perimetrare bene l'ambito in cui il sistema lavora è una delle azioni più importanti. Ci dà la guida, ci dà il rasoio di Occam per dire questa funzionalità mi serve, questa no. Qui devo andare a dettagliare di più, qui no. Qui mi servono dei dati in più di dettaglio, quindi mi serve una sottoclasse, invece in questo caso, in quest'altro caso no. Quindi qual è l'obiettivo generale? Qual è l'ambito generale? Ricordiamoci che scope non vuol dire scopo, ma vuol dire ambito, contesto. Purpose o goal vogliono dire scopo in italiano. Chi sono
gli utenti principali e gli stakeholder principali. Qui usiamo una definizione di stakeholder un po' addolcita rispetto a quella degli stakeholder di una vera azienda, di un'azienda complessiva. Gli stakeholder sono i ruoli all'interno dell'organizzazione che hanno un interesse affinché questo sistema funzioni e funzioni bene. Allora, sicuramente chi ha interesse è l'utente che lo usa, ma non solo, ok? Magari ci sono altre figure che in qualche modo sono coinvolte, sono impattate dal fatto che questo sistema funzioni correttamente. Allora, conviene identificare subito chi sono le persone coinvolte, sia direttamente, cioè come utenti, sia indirettamente come stakeholder, che hanno comunque un interesse, per cui se il sistema funziona meglio, a loro arriva un beneficio, diretto o indiretto. E poi, come dicevamo, esattamente che cosa è dentro e che cosa fuori, qual è il perimetro. Deve essere facile poter dire, arriva il cliente e dice, ma sì, ma quella cosa perché non l'abbiamo fatta? Perché c'è scritto che non c'entra niente, che non è previsto, che questo sistema non se ne deve occupare. Poi, il secondo punto, pardon, era quello che abbiamo già citato prima, il glossario, definizione dei termini. Non può mai mancare. Senza un buon glossario saremo costretti nel seguito dei documenti a usare perifrasi, sinonimi, oppure dei termini che noi pensiamo in un modo, ma chi legge il documento penserà in un modo diverso. Dopodiché, e qui cominciamo a avvicinarci, no, a ciò che faremo nella prossima ora, dobbiamo definire i requisiti funzionali. Qui non ho usato un capitolo requisiti funzionali e uno requisiti non funzionali, no? Ma i requisiti funzionali li ho inseriti in un capitolo che ho chiamato i casi d'uso. Perché abbiamo fatto questa scelta? Ma perché qual è un modo di descrivere che cosa fa il sistema, cioè i requisiti funzionali? È molto difficile descrivere cosa fa il sistema senza cadere nel tecnico dei meccanismi con cui il sistema implementa le varie funzionalità, che però non sono lo scopo di un requisito entrare nel tecnico. Allora noi preferiamo, si preferisce molto spesso, ribaltare la questione e per spiegare che cosa fa il sistema descriviamo che cosa gli utenti ci fanno col sistema. Quindi tutte le varie, li chiamiamo casi d'uso, tutti i vari casi in cui gli utenti possono usare il sistema per le varie funzioni che il sistema può offrire. È la stessa cosa, no? Io descrivo cosa il sistema fa facendoti vedere che cosa gli utenti fanno usando il sistema. Tanto se gli utenti fanno una cosa è perché il sistema gli permette di farlo. Questo ci aiuta, poi quando entriamo nei casi d'uso lo capiamo meglio, ci aiuta non solo a capire quali funzioni il sistema deve avere, ma anche qual è lo scopo per cui l'utente usa queste funzioni. E quindi quando una certa funzione è iniziata e quando è finita, perché l'utente ha raggiunto lo scopo che si era dato. Quindi è una tecnica, no? Di descrizione. Noi potremmo descrivere cosa fa un sistema facendo l'elenco delle funzioni, l'elenco delle voci del menu, l'elenco delle pagine che presenta, in ordine alfabetico, e sarebbe comunque una descrizione valida perché ci dice esattamente tutte le cose che quel sistema farà. Ha il problema che è una descrizione molto arida, asciutta, difficile da interpretare. Ma sta pagina qui, sì, mi hai detto che devo farlo, ma cosa, aspetta un attimo, ma cosa serve? Cosa c'era prima? Cosa viene dopo? E perché è così e non è diversa, no? Perché se quando il sistema genera una pagina, lui non sa perché lo sta facendo. Ma chi ha progettato il sistema invece lo sa. Genera la pagina in un certo modo perché sa che l'utente in quel momento ha bisogno di fare quell'operazione. Quindi in qualche modo descrivere il funzionamento del sistema dal punto di vista dell'utente ci permette sia di dire cosa deve fare il sistema, ma anche di dare un contesto e quindi un'interpretazione al motivo per cui quella cosa viene fatta in quel momento e in quel modo.
e tutto sommato è anche più facile da descrivere. Quindi, nel nostro caso, nel nostro documento dei requisiti, quindi in questo corso, i requisiti funzionali del sistema li descriviamo tutti attraverso una serie di casi d'uso, attraverso l'insieme dei casi d'uso offerti dal sistema. Okay? In realtà esiste una piccola parte di requisiti funzionali che non possono essere descritti attraverso dei casi d'uso, che sono i requisiti funzionali per le funzioni del sistema che non coinvolgono l'utente, non coinvolgono alcun utente. C'è un requisito funzionale che dice tutte le notti, dalle 2 alle 4, il sistema fa un backup dei propri dati su un server secondario. Ecco, si presume che non ci debba essere un utente lì presente a fare quell'operazione. Ma è comunque una funzione che il sistema deve implementare. Allora non può essere, fa parte dei requisiti funzionali, perché è una cosa che il sistema deve fare, un'operazione da implementare, ma non posso descriverla attraverso l'interazione con l'utente, perché l'utente non c'è, non c'è nessuno che interagisce. Allora, in questo caso non lo potrò mettere in questa sezione casi d'uso, l'andrò a mettere attraverso altri requisiti. Però è una parte abbastanza minore, perché stiamo parlando soprattutto di sistemi interattivi, no? Ok. Quelli che sono chiamati qua casi d'uso del sistema, che sono un po' impropri secondo me, perché un caso d'uso prevede proprio che ci sia un utente che chiamiamo attore che interagisce col sistema. Ma di questo, come dicevo, entriamo nel dettaglio dopo. E poi ci sono la parte di requisiti non funzionali. Quindi sono requisiti tecnologici, e requisiti di altro tipo, quindi quelli operativi, quelli di sicurezza, documentazione, usabilità, quindi no, sono termini diversi, ma questi due punti, 4 e 5, fanno essenzialmente riferimento all'architettura del sistema e ai requisiti non funzionali. Vedete che ci ritroviamo molti dei termini che abbiamo già visto prima. Metodo di sviluppo che faceva parte dei requisiti di tipo operativo, usabilità, manutenzione, portabilità. Non esiste purtroppo una legge che dice esattamente quali sono, no, i requisiti non funzionali. Ci sono vari standard che hanno vari tipi di definizione, ma a livello concettuale perlomeno ci orientiamo. E poi una cosa da non dimenticare, perché il rischio forte che abbiamo è quello sempre di concentrarci troppo sulla tecnologia, è l'impatto che il sistema operativo ha sull'organizzazione. Quindi il sistema informativo, una volta che è fatto, deve andare a cambiare certe procedure, deve andare a modificare i comportamenti o i ruoli di certe persone all'interno dell'organizzazione. Queste persone avranno delle conseguenze, cambia il loro modo di lavorare, cambiano le loro competenze, cambia la loro formazione di cui hanno bisogno. Quindi il sistema, mettere in campo un sistema informativo senza mettere in campo anche delle adeguate attività di formazione è sicuramente un fallimento. Tranne per i sistemi informativi di largo utilizzo, roba che metti online, social e cose di questo genere, dove la formazione viene fatta gratis, no? Tu insegni al tuo amico come si fa una certa cosa perché l'hai capito, perché qualcun altro te l'ha insegnato, ma perché hanno una facilità d'uso talmente spinta che permette anche questo apprendimento per gradi. Ma se io invece devo fare le paghe dei dipendenti col sistema informativo, non è che posso andare per intuito, proviamo a vedere cosa succede se clicco like, no? E quindi questi aspetti le capacità, le competenze delle persone e il modo di lavorare sono comunque da indicare. Non significa solo mettere online il sistema, significa mettere online dei processi nuovi che coinvolgono soprattutto delle persone. Poi ci sono anche delle domande carine del tipo: cosa succede se il sistema non funziona per qualche motivo? No? Qui si parla di human backup, il primo punto di questo elenco.
Cioè, noi abbiamo automatizzato tutto, ma a un certo momento, se il sistema non funziona, abbiamo un piano B? Possiamo tornare a una procedura manuale o no? Del tutto. Allora, starei anche bene se la risposta fosse no, non ho problemi, però dobbiamo chiarirla, no? È una cosa che bisogna specificare. L'unico modo di fare le operazioni in questo momento è attraverso il sistema, e quindi si suppone che il sistema deve essere il più affidabile possibile, bene, ma non ci sarà mai un 100% di affidabilità. Può sempre succedere qualche cosa, allora in questi casi è accettabile che il sistema, che l'operatività dell'azienda si fermi, perché se non fosse accettabile bisogna avere comunque un piano B a mandare avanti magari alcune procedure più urgenti, non tutte, anche in assenza del sistema informativo, che è bello quando c'è, ma purtroppo non possiamo dare per scontato che funzioni sempre. Ok, vediamo allora. Io qua mi fermerei, perché qui tutto sommato stiamo continuando a descrivere varie caratteristiche che devono avere il documento dei requisiti, ma noi per fortuna non dovremo mai costruirne uno completo. Farei l'intervallo per poi passare a entrare più nel vivo sulla parte relativa ai casi d'uso, che era quella che avevamo citato qua. Quindi facciamo il solito intervallo di 35, riprendiamo 50?